Ben ritrovati cari amici dal vostro Nicola De Lucia in questa domenica di San Valentino, 14 febbraio 2021. Siamo quasi vicini all'ora di pranzo. Come vi avevo promesso qualche oretta fa, ora è il momento di parlare dell'evento speciale Impact Plus della Impact Wrestling No Surrender 2021. Andiamo quindi ad elencare i risultati, anche perché ho avuto modo di vedere qualcosina dell'evento. Nel match di apertura, i Decay, Rosemary, Crazy Steve e Black Taurus hanno battuto la Tripla XL, Acy Romero e Larry D, Tenille Dashwood, Brian Myers ed Hernandez hanno battuto Eddie Edwards e Matt Cardona. Ricordiamo come sia Brian Myers che Matt Cardona sono stati due talenti in WWE, nel senso che magari non hanno avuto un grande risalto, forse però leggermente di più di risalto lo ha avuto Matt Cardona, chiamato in WWE Zack Ryder. Invece Brian Myers aveva il nome d'arte WWE di Kurt Hawkins. Poi un attimino, Revolver Match, vinto da Josh Alexander, che ha battuto in sequenza, cioè in sequenza. Il match è iniziato con due atleti, poi eliminazioni. Comunque, Josh Alexander ha avuto la meglio. Il match prevedeva appunto Alexander, Trey Miguel, Christian Blake, Syzygied, Chris Bay, Daivari, altra superstar ex WWE poco dopo gli anni 2000, Chocolate, Willie Mack e Ace Austin. Poi le Fire and Lava hanno battuto Havoc e Neve, mi pare nel Tornado Tag Team Knockouts Championship Match, quindi mantenendo le cinture. TJP ha battuto Roy Raju e Mabili Sciera, conservando il titolo X Division. E insomma, cari amici, possiamo dire, almeno da quando io ho anche visto che TJP e Roy Raju hanno sfornato davvero una prestazione da 10 lode, quindi sicuramente è stato uno, se non quasi, vabbè, quasi l'unico, ma comunque una delle cose molto molto belle dell'evento. Gesso di Bela, mastodontica sotto tutti i punti di vista anche del décolleté, ODB, e Yard Ingress hanno battuto Lee, Susan e Deonna Purrazzo. Poi The Good Brothers hanno battuto i membri dei Private Party assistiti da Matardi direttamente dalla All Elite, James Storm e Chris Sabin, conservando i titoli di coppia maschili di Impact. Nel main event, Rick Swann ha battuto Tommy Dreamer, conservando il titolo Impact World Championship. Però c'era stato un attimino anche bello di rispetto tra Rick Swann e Tommy Dreamer, che però è stato interrotto in maniera immediata da Moose, che praticamente vuole assolutamente, anzi pretende il titolo Impact di Rick Swann, e quindi vorrebbe essere a questo punto doppio campione sia della cintura riemersa un po' dal passato della TNA Impact World Champion che Impact World Champions. È ovvio che diciamo, questa può essere una sfida che ora bisognerà capire se la federazione di Nashville vuole proporre in un evento speciale Impact Plus, oppure
vorrà aspettare proprio il pay-per-view, che ora, se non mi ricordo male, dovrebbe tenere o a marzo o ad aprile, non mi ricordo bene ora. Anzi, già che stiamo, visto che vediamo un po', allora sì, ora diamo un'occhiata, grazie anche alla regia. Allora, vediamo. Comunque, diciamo che, cari amici, o avendo Impact Plus o Pay Per View, diciamo che comunque si devono affrontare. Questo è poco ma sicuro. Allora, attendete un attimino. Un attimo che la regia si. Comunque avete capito che ho apprezzato abbastanza DJP contro Roy Raju. Allora, sì, Pay Per View 2021. Ah, ecco, il 24 aprile ci sarà Rebellion. Ecco, ad aprile, sì, fine aprile, quindi vabbè, insomma, è da vedere, cari amici. Quindi, però. Io comunque, come avete sentito anche dalle mie parole, ho apprezzato tanto l'evento, certo, insomma, con ODB, con le sue zizze, zizzone, vabbè, dai, a parte gli scherzi. Comunque, prossimi appuntamenti qui sul canale YouTube. Domani, parlando di TakeOver Vengeance Day di NXT, risultati, commenti e quant'altro. Domani poi sicuramente avremo sempre qui su YouTube il video su chi vincerà quest'oggi la Coppa Italia, la finale della finalist di Coppa Italia della Coppa Italia della Serie A di basket maschile italiana 2021. Quindi a me non mi resta che darvi un buon pranzo, un buon proseguimento di giornate di domenica. Noi ci vediamo quindi domani su YouTube, su Facebook, quando c'è il momento buono, anche se come vi avevo accennato, vabbè, questa settimana che parte domani sono coperto con i video e quant'altro. Poi il 22, quindi no domani, l'altro lunedì, arriverà sicuramente il video dedicato ad Elimination Chamber, post pay per view, commenti e analisi di quando accadrà. Poi diciamo che dal 23, penso almeno per una settimana, se farò qualche video, però sarà purtroppo senza immagini di video copertina, magari facendoli con il cellulare perché dovrò portare il mio personal computer portatile ad aggiornamento e quant'altro. Ok, quindi ancora un pochino staremo insieme con belle immagini di copertina. Bene, grazie a voi tutti, no, buon pranzo, non mangiamo assai, se no la panza aumenta. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!